Sono le 18.10 quando il presidente del CIO Baruch apre la busta, legge due nomi, uno a fianco all'altro, Milano Cortina, la delegazione italiana lascia partire un urlo di gioia, un urlo liberatorio. Milano e Cortina, l'Italia ospiterà le Olimpiadi invernali 20 anni dopo Torino, nel 2026. La delegazione italiana era composta da 100 persone, c'erano sportivi, politici, dirigenti, manager, tutti che in questi mesi e in questi giorni, soprattutto qui a Losanna, hanno cercato di raccontare la bontà della nostra candidatura, la tradizione italiana, naturalmente, la storia, l'arte del paese, ma anche la tradizione sportiva, la qualità dei nostri impianti. Si sono impegnati in prima persona, l'avete detto, il Capo dello Stato con un messaggio rivolto direttamente al Presidente Bach che è stato mandato durante la presentazione italiana, l'intervento del Presidente del Consiglio Conte, insomma tutti hanno voluto fare la loro parte per avere questi giochi e su indicazione del Presidente del CONI Malagò ci sono state anche le atlete medagliate che hanno ottenuto medaglia alle Olimpiadi che hanno voluto raccontare l'importanza di allenarsi in Italia, di gareggiare in Italia, di vincere in Italia e la qualità del paese intero. Sentiamo allora due di loro come hanno raccolto con soddisfazione la comunicazione del CIO che l'Italia ospiterà le Olimpiadi del 2026. Posso capire perché magari c'era chi aveva qualche dubbio, però alla fine fin da subito noi abbiamo creato un bel gruppo che ci ha creduto fin dall'inizio, le regioni ci supportavano, i comuni ci hanno supportato, quindi c'era la voglia da parte di tutti di portare a casa questa Olimpiade. È stata una gara da vincere, ma tutti insieme, e secondo me questa è stata la chiave perché abbiamo lavorato tutti bene, ognuno ha fatto la sua parte. Sicuramente nel discorso insieme a Sofia abbiamo dato qualcosa in più che magari ha acceso un po' di emozioni nel CIO e ci ha regalato magari qualche voto in più, però il lavoro di squadra secondo me è stato eccellente e questo è un grande risultato.